Daniele D'Angelo, consigliere comunale con delega alla montagna. Prima insomma di addentrarci in questa bella festa che è in corso da questa mattina, vogliamo parlare dei progetti per lo sviluppo della montagna? Allora, l'amore per la montagna nasce sin da bambino, da quando con i nonni mi sono fortemente appassionato alla vita rurale, boschiva e agricola che caratterizza la nostra meravigliosa città. E crescendo la passione non è, come dire, non è sfumata, è restata nel mio sangue, nel mio DNA. E politicamente ho cercato di portare avanti le mie idee candidandomi al Consiglio Comunale con l'attuale amministrazione che è al governo, con il nostro sindaco Pierluigi Biondi, il quale mi ha dato la possibilità tramite le deleghe alla montagna di mettere in pratica le mie idee e i miei progetti. Vivendo spesso esperienze sull'arco alpino e rendendomi conto che l'Aquila è una città che non ha nulla che da invidiare alle realtà alpine, ho cercato di riportare almeno alcune idee da attuare nelle nostre zone, nel nostro territorio. Tra tutti i miei progetti, quello che spicca è il progetto di creare un cammino sulla falsariga del Cammino di Santiago nel territorio aquilano. Praticamente si tratta di recuperare tutti i casali della vecchia comunità montana, al momento malmessi, quasi semidistrutti, recuperarli, ristrutturarli e creare dei percorsi anche con l'aiuto del parco, il quale ultimamente si sta dando una mano, si stanno a ricucire i rapporti con l'amministrazione, con gli abitanti delle zone limitrofe al parco e il parco stesso, cercare di creare un percorso nel quale i turisti che sempre più si addentrano nel cosiddetto turismo lento possono avere la possibilità di intraprendere chilometri di cammino in montagna trovando dei casali dove possono ristorarsi, pernottare ed avere, diciamo, i comfort per ripartire il giorno seguente, nonché sono utili per le intemperie, in caso di intemperie, in caso di anche pericolo da fauna selvatica, comunque sono un punto di sicurezza. Su alcuni casali la mia idea è quella di prevedere anche degli impianti luminosi visibili in caso di nebbia, dal quale l'avventuriero da a distanza può notare la presenza di un rifugio. Questa cosa verrà gestita dall'amministrazione e dalle associazioni che vorranno diciamo partecipare alla realizzazione del progetto, anche da privati, da contadini e da allevatori che vorranno prendere in gestione un casale di questi. Altri progetti sono, uno diciamo dei più importanti secondo me è quello di come dire, allontanare l'idea sullo sviluppo montano pensando soltanto alla montagna del Gran Sasso, punto fondamentale assolutamente della nostra città, ma non unica meta. Lo sviluppo deve passare da un lavoro che va dalle amministrazioni dell'Alta Valle Aterno, arrivando fino a Matrice, a Rieti, proseguendo fino a Prati di Tivo, perché il turismo montano non può essere inteso come una nicchia aquilana, ma deve essere allargato. Pensiamo alle Alpi, dove i quattro passi che prendono tre province sono meta di migliaia di persone. Bisogna dare comunque un grande spazio al turismo che giustamente vuole ampliare i suoi percorsi. Ecco, a proposito invece della festa della montagna, insomma è un po' presto per fare un bilancio, ma come sta andando?
La festa della montagna secondo me risponderà bene, vedo molto entusiasmo da parte degli espositori, da parte della politica, da parte di tutti coloro che vogliono partecipare. Questo è, diciamo, il giorno d'inizio, un giorno lavorativo, tra un pochino secondo me stasera lo spazio, qua la villa comunale sarà piena di gente, la gente sarà interessata ai nostri eventi, ai nostri dibattiti e soprattutto verrà dato il giusto spazio a tutte le attività di montagna. La montagna non è soltanto sport, anche se è importantissimo, ma è anche allevamento, è anche agricoltura, è anche prodotti tipici, è anche abbigliamento da montagna. La montagna va vissuta a 360 gradi, non focalizzarsi su un'unica possibilità economica. Perfetto, grazie mille, grazie, buon lavoro. Grazie.